Remember that it is mandatory to keep your mask on while inside the halls or while moving. At the end of the show, please stay in your seat and wait for our staff to lead the way out. We warmly recommend to respect the security information provided at all times. Thank you for your cooperation. Buongiorno, benvenuti. Eh. <ride> Chi applausi, un suono a cui non eravamo più abituati, penso, nessuno di noi, o i pochi fortunati che in questi mesi sono andati a vedere, chissà, qualche concerto, magari proprio qui all'auditorium, almeno per i, per i romani. È il sabato di insieme, una giornata assurda di pioggia, di diluvio, di, di pandemia, e, e però siamo qui perché questa cosa ci cioè abbiamo. Ci abbiamo creduto insieme noi di Libri Come, di Auditorium, insieme ad AIE, al Festival di Letterature di Massenzio, a più libri, più liberi, soprattutto alla città di Roma. L'intenzione è stata quella, insomma, lo, lo sapete, lo capite, lo sentite, di, di provare comunque a immaginare forme diverse di, di aggregazione, di, di riflessione, di, di scambio, forme che eh, ci possono lasciare ancora molto perplessi soprattutto in un sabato mattina di pioggia, nel giorno in cui entra in vigore la mascherina obbligatoria in tutto il Lazio. All'aperto però eh, di tutto questo i libri non si curano, o meglio se ne, se ne curano quando eh, una, una, un fatto epocale del genere irrompe poi nelle parole, nei pensieri, nei, nei libri degli autori che su questo rifletteranno. Eh, oggi questo eh, primo incontro, bene forse lo sapete, avete letto il programma, il nuovo libro di Edoardo. Albinati, Desideri Deviati di Rizzoli che è appena stato pubblicato e che l'autore presenta insieme allo scrittore Paolo Di Paolo eh, apre questa giornata clou di incontri molto importanti, forse sul programma vedrete sold out però sold out a Roma è proprio una parola che non esiste non esistono per definizioni incontri esauriti dove non si possa entrare anche in un periodo pandemico perché con tutte le accortezze i moduli, le autocertificazioni eccetera, il posto si trova quindi non vi fate scoraggiare, oggi pomeriggio gli incontri che erano previsti in cave all'aperto sono stati spostati per la pioggia al chiuso in Sala Sinopoli quindi insomma più protetti di così non si può, io vi ringrazio se la pioggia ve lo concede oltre a fare un giro per gli stand sopra i giardini pensoli potete visitare la mostra dedicata quest'anno a LK sono dieci anni, una scelta di dieci anni delle sue vignette fatte in collaborazione con Repubblica, vi lascio all'incontro e vi ringrazio per questa giornata insieme. Edoardo Albinati e Paolo Di Paolo. Buongiorno e benvenuti. C'è una pagina di questo libro che è l'ultima pagina in effetti. O, la penultima tecnicamente, che è fatta di una nuvola di, di parole scritte a mano. Questa c'era anche nel precedente volume di, di Edoardo Albinati, che fa parte di una, di una trilogia di cui tra poco parliamo. Il ciclo Amore e Ragione era uscita eh, la prima parte, Cuori fanatici, e oggi abbiamo la possibilità di raccontare Desideri deviati, pubblicato sempre da Rizzoli. La cosa interessante di questa pagina, che voi vedete da lontano, ma è fatta appunto con la grafia dell'autore di nomi, di personaggi sostanzialmente, ma anche di definizioni complessive, di gruppi di personaggi, eh, il titolo di tutto ciò è I desideri deviati di questo libro, come se questi desideri poi trovassero corrispondenza nei personaggi che Albinati via via racconta, fossero portatori di questi desideri deviati o fossero loro stessi deviati appunto dai loro desideri. È difficile non richiamare, parlando di desideri deviati, il precedente capitolo appunto di Amore e Ragione, Cuori Fanatici, per tante ragioni. Una, perché c'è una contrapposizione netta che si coglie fin dalle prime pagine tra due città: la città del precedente capitolo, che è Roma, e la città di questo capitolo. Non è nominata. In realtà, la cosa affascinante di questo modo di avvicinare i luoghi è che non sono. Letteralmente fissati su una carta geografica, ma si intuiscono come se l'atmosfera che li avvolge, come se i dettagli che eh, via via Albinati ci fornisce li rendessero assolutamente riconoscibili. E lì c'era una città meridionale, diciamo una città che sta al confine con ciò che immaginiamo in Italia come meridione, la porta, la grande porta, forse del meridione. Non è certo una città centrale, come spesso la, la definiamo, e non è una città nordica, evidentemente. In questo caso questa è invece proprio una città. Del Nord è una capitale che si vuole morale, come si diceva con un termine soprattutto negli anni in cui, cui si, di cui, cui si racconta, cioè i primi eh, anni Ottanta. E trovo molto suggestivo come punto di partenza, per poi naturalmente inoltrarci meglio in questo racconto, eh, l'esplicitazione di questa contrapposizione tra città che passa per la bocca di, di un personaggio, un personaggio. Che parla del suo odio per Roma, per la città meridionale, diciamo così. Adesso io sto dando i nomi ai luoghi, ma in realtà, ripeto, la cosa affascinante è proprio questa: che non, che non si dice quali siano questi luoghi, ma si dice questo. Arroccato nella città del nord, il Coboldo odiava la città meridionale. La odiava distinto: ne odiava il traffico, la parlata sciatta, i labili usi e costumi, la forma mistilinea, sconcertante dei palazzi, il cobalto del cielo. La divisa dei preti, i monumenti, le chiese gonfie come cachi maturi, i vestiti stropicciati delle donne a marzo e ad aprile, la sguaiatezza, la felicità a buon mercato e l'indifferenza gratuita. Il suo odio era sufficientemente puro da non aver bisogno di ragioni. Le ragioni il coboldo le trovava nel silenzio dentro di sé. E proprio dentro l'odio per questa città meridionale, invece, matura un rapporto che i personaggi non solo il Coboldo, di cui poi vi dico, maturano appunto con, costruiscono e maturano con la città del nord, che è tutta diversa. E tu, Edoardo, la, la metti a fuoco nelle prime pagine di questo libro allo stesso modo in cui metti a fuoco la città meridionale nel precedente capitolo. Insisto su questo e ti do subito la parola su questo punto, perché credo che ieri ho letto in una cronaca che Veronesi, Sandro Veronesi ha detto che si stupisce di come gli scrittori non studino tutti architettura. Ed è una provocazione, probabilmente essendo lui peraltro appunto venendo da studi di architetto, ma ho pensato invece, con quel risuonarmi appunto di quella battuta, che tu lavori sia in, nel precedente capitolo che in questo come se fossi un urbanista che a un certo punto mette a fuoco una dimensione tutta emotiva dello spazio, come se ci fosse una geometria dei luoghi. E ci fosse però ciò che riempie quella geometria e tu riesci a definirla tutta insieme, come se quella geometria, senza i corpi che la riempiono e quindi senza anche la meteorologia che ha un impatto su quella geometria, beh, quella non fosse una città. Quindi a un certo punto, dentro questo libro, noi sentiamo questa relazione stringente, a volte soffocante, a volte anche dentro una felicità possibile, scava spazi di felicità possibile, una relazione stringente tra i corpi e i luoghi. E allora. Proprio perché c'è una città all'inizio e poi cominciamo a vedere le figurine che eh, riempiranno questo libro, le figure piccole in lontananza che poi pian piano si avvicinano, mi piacerebbe capire se è anche da questa contrapposizione, da questa polarizzazione tra luoghi che hai avuto l'intenzione, diciamo così, di costruire questo secondo capitolo di Desideri Deviati. Fatta in un altro modo la domanda, per darti anche così l'occasione per raccontare qualcosa di, del, del palinsesto complessivo, se. I due luoghi diversi definiscono anche due modi diversi di costruire il racconto. E, beh, mi hai fatto 7 o otto domande in una, in una botta sola, e, quindi mi ci perdo dentro. Però a partire da quella cosa detta da Sando Veronesi. Che, che, eh, che, secondo me, è giusta, è vero. Gli, gli scrittori, i romanzieri, insomma, non è che tutti gli scrittori, se uno scrive delle liriche, forse non ha bisogno di studiare la forma dei palazzi. Ma se vuoi scrivere un romanzo, forse uno studio dei luoghi fisici, degli edifici, delle case, delle, dei viali di cui è costituita una città sarebbe necessario. E in effetti io l'ho fatto e lo, e lo faccio. L'ho fatto moltissimo, in maniera assolutamente inutile per, per, per l'esito che. È finito sulle pagine del libro, ma come preparazione alla descrizione di un quartiere di Roma, e cioè il quartiere Trieste. Io per almeno un anno sono stato guidato da architetti che mi portavano in giro e mi facevano notare di questo quartiere, che pure io conosco molto bene perché ci abitavo da ragazzo e ci riabito adesso, tutta una serie di dettagli che senza lo sguardo dell'architetto io non avrei notato. E questo libro in particolare, più ancora del precedente, ha come tra i suoi luoghi un luogo che è veramente da architetti, e non a caso ha generato anche l'idea di metterci due architetti tra i personaggi, eh, due archistar, archi oggi si direbbe, insomma, comunque due architetti di famosi, mondani, ehm, perché questo luogo è la, la fabbrica dismessa che è tipico della città eh, del nord, ma anche di ogni altra città che abbia avuto un passato industriale, siccome la storia si svolge a cavallo tra gli anni 70, all'inizio degli anni 80 di fatto, è proprio il momento in cui, dopo magari qualche anno di dismissione, queste grandi fabbriche mh, cominciano a essere ripensate e poi in futuro ristrutturate, e mi colpiva molto le prime volte che le vedevo andandole a visitare, perché a Milano sono andato più e più volte a vederle, laddove era possibile, questa, queste enormi strutture che avevano anche una loro segreta e tutta speciale bellezza, eh, una desolata bellezza, stavano per essere ritrasformate in quello che poi è accaduto anche qui a Roma o a Torino, anzi forse... L'esempio più clamoroso e più emozionante per me fu la prima volta che vidi il lingotto a Torino, che appunto adesso serve per fare il salone del libro, cioè il posto dove si faticava, si lavorava, si sputava sangue, e poi è diventato un posto invece dove si guardano i quadri, dove si ascolta la musica, dove si fanno gli incontri culturali. Questo è un passaggio di tempi che, che è molto, molto interessante. Quindi, sì, è vero, la. la la, non tanto la descrizione quanto l'ambientazione, come farebbe uno scenografo per, per, un, per, un, per un film, cioè scegliere dei luoghi che essi stessi, almeno per me funziona così, poi ti suggeriranno ciò che può, può accadervi. Quindi non, non pensare. Prima cosa succede e poi dove lo metto, ma al contrario, vediamo se c'è un posto affascinante per qualche ragione che ancora non mi è chiara. E una volta che l'ho trovato, allora vediamo da chi è popolato, chi, chi può ancora, come nel caso della fabbrica dismessa, animarlo e che cosa sta diventando e cosa diventerà. Il che dà la possibilità, a me, ha dato in questo libro, di descrivere un periodo estremamente preciso, eh, cioè veramente. In realtà chi vuole io adesso lo sto dicendo esplicitamente che si tratta dell'inizio degli anni Ottanta, ma nel libro chi volesse scoprirselo da solo avrebbe un solo indizio perché non ci sono riferimenti a, eh, come talvolta nei film, per far capire che siamo nel 1969, allora si vede la tv accesa e quelli che sbarcano sulla Luna. Insomma, no, non funziona così nel mio libro, non c'è sfondo storico, l'unica eh, Definizione temporale netta, addirittura quasi maniacale, è nella festa che danno questi due architetti la selezione del DJ che mette esclusivamente pezzi pallabili di quel biennio 80-81, tanto che la solertissima redattrice del libro, ne ha poi scovati, andandoli quindi a controllare tutti quanti, che ce n'erano alcuni usciti invece nel gennaio dell'82 che abbiamo depennato e sostituito. Ehm, quindi tutto questo serve solo da grande premessa e, ed è fa quello che poi io ho fatto sì in questo libro che nel precedente, cioè fare un, un prologo, un preludio che è su questa città che è diciamo, la, la, una specie di ritratto poetico, filosofico, metafisico, di quello che potrebbe significare questa città per il resto del, del paese. Cioè, se Roma è per l'Italia una certa cosa, allora Milano ne sarà un'altra. In questo caso, Milano, eh, che io conosco, non, in cui ho abitato sempre saltuariamente, quindi non, non sono uno che conosce tutti gli angoli delle strade, per, per nulla, però ha una valenza simbolica e, um, altissima per me e anche credo per la nazione, che non consiste tanto, questo è un po' il paradosso, nel suo rinomato realismo, cioè questo culto della concretezza, della fattualità, del lavoro, del denaro, della produzione, insomma il luogo dove si, si fa e non si chiacchiera, insomma, è un'immagine diciamo, un, un che è stata replicata e tuttora viene diffusa. Però mescolata soprattutto in quel periodo a una trasformazione, cioè in, in, intrecciata con una trasformazione in atto che farà invece di, di questa città minerale, rocciosa, anzi direi di ferro, la città di ferro, la città al contrario del virtuale, dell'immaginario, del desiderio, del, della, della moda, cioè di, di ciò che è invece è pura superficie, che è l'esatto contrario della concretezza. Quindi. Bello raccontare il passaggio delle due epoche, tra le due epoche, dello stesso posto. Ecco, come avete capito da, da quello che raccontava Edoardo Albinati, non è quindi eh, di poco conto questa riflessione su, sui luoghi, sugli spazi, come ha detto lui, sull'ambientazione, perché poi è entrando dentro questa ambientazione che noi cominciamo a distinguere queste figure, queste, eh, questa folla di personaggi, via via ci vengono davanti agli occhi e come in quella nuvola che avete visto alla fine ciascuno porta il suo desiderio o i suoi desideri deviati, devianti, c'è una frase che dice a un certo punto ci sono uomini. Che non sono capaci di decifrare i propri desideri e li soffocano subito archiviandoli tra le stranez stranezze. E questo mi sembrava una chiave interessante per entrare appunto a avvicinare i personaggi, no? la capacità che hanno o non hanno di riconoscere i propri desideri, quanto ne sono condizionati, quanto quei desideri condizionano i rapporti con gli altri. Il titolo dice questo: no? Desideri deviati. Il, il mondo, il piccolo mondo da cui tu entri, eh, trovi la porta d'accesso, è il mondo dell'editoria o dell'industria culturale. E questo naturalmente lo dicevamo anche poco prima di, di cominciare con eh, insomma, persone che lavorano nella casa editrice, è affascinante, credo, sia per chi magari conosce quel mondo, anche per chi lo guarda più da lontano. Perché poi Minaudo, l'editore, Coboldo, che ho appena citato, che è un personaggio un po' deforme fisicamente, che assolva una funzione di direzione editoriale, con tutto un carico di... Intelligenza insieme di frustrazione, tutto è molto complesso in lui è uno dei personaggi che mi hanno più entusiasmato in questo, in questo libro. Proprio perché come succede per i luoghi, non so se questa chiave ti, ti, ti convince, no? Tu, a un certo punto parli delle intuizioni, intuizioni estetiche che si possono avere a partire dalla bruttezza. E lo dici però parlando dei luoghi, evidentemente. Ho la sensazione, bruttezza naturalmente messa in corsivo, o tra virgolette, che anche questa sorta di più che deformità, difformità del personaggio Coboldo rispetto a Scila, per esempio, no? che è una mazzona, una modella che arriva per fare un servizio sulla neve a Milano. Questo dice molto degli anni Ottanta, senza dire troppo, senza dire esplicitamente. però diciamo quella sua difformità, invece, ecco, possa produrre intuizioni intellettuali ed estetiche anche molto forti. Ma appunto non voglio come dire, rendere troppo spesso il ragionamento perché è, è molto spesso e denso il ragionamento che attraversa il libro, invece voglio proprio darti l'occasione per circoscrivere un po' questo mondo. C'è una casa editrice, questa casa editrice ovviamente vive tutte le dinamiche che conosce chi c'è dentro, ma forse può intuire anche chi c'è fuori. Una delle cose più divertenti del libro sono le riunioni di redazione o comunque le riunioni editoriali, dove ciascuno dice qualcosa, si suppone di poter capire che cosa sono i libri, ma si capiscono sempre dopo che eh, li si è pubblicati. E quindi questo avanzare ipotesi, questo provare comunque a creare una dialettica concreta sull'inconcreto, cioè la ricezione di un oggetto come un libro, è uno del, degli elementi più interessanti della tua costruzione narrativa. Perché hai la figura dell'ufficio stampa che dice a un certo punto? Questo risuonerà familiare agli uffici stampa presenti eventualmente in sala che ormai per fare, per promuovere un libro, bisogna partire un anno prima, non basta più neanche. Questa l'ho sentita talmente tante volte: no? che bisogna partire un anno, un anno prima, sei mesi prima. L'autore dovrebbe darti il libro. Ancora prima di averlo pensato nei fatti, no? per poterti mettere nelle condizioni di, di lavorarci. Quindi, tutto questo che fa ridere fa sorridere me, che magari conosco un po' l'ambiente, ma secondo me, poi invece ecco e arrivo alla parte ovviamente più seria della questione. Come dire, è il tuo modo di entrare dentro quella comunità di personaggi e di farceli vedere dentro il mondo editoriale, ma anche e soprattutto fuori, cioè in questa membrana sottile che c'è tra il lavoro. E la vita, soprattutto in quella città. Allora c'è un. Adesso non voglio far, far perdere tempo né a te né al pubblico, quindi non vado a cercare il punto specifico, ma lo parafraso e ti lascio subito la parola. C'è un momento in cui diventa chiaro in questo libro che l'attività intellettuale non è più nobile di altre, non necessariamente, e questo sembra che sia. Ovvio, ma tu ce lo fai, come dire, sperimentare personaggio per personaggio. Magari sono i personaggi a illudersi che l'attività intellettuale li nobiliti, quando poi nei fatti i loro desideri contraddicono la loro nobiltà, evidentemente. Però c'è un punto, dice, il lavoro intellettuale spesso dà la sensazione a chi opera in quel campo di essere qualcosa che assorbe l'intera esistenza. Adesso lo sto parafrasando, ma c'è proprio un momento in cui tu dici più o meno questa cosa qua di un personaggio che dice, beh, in fondo aveva messo tutte le sue passioni dentro quel lavoro là. E quindi il suo lavoro coincideva con la sua vita, cosa che può accadere anche per altri. Allora a quel punto era difficile staccare per lui le passioni, capire più che cosa fossero. Forse si era inaridito dentro quel lavoro intellettuale che lo illudeva di aver dato fondo a tutte le sue passioni. La domanda che ne deriva è... Tu, che comunque l'hai costeggiato evidentemente da scrittore, anche se non è che sei un funzionario di una casa editrice, non credo che abbia fatto più di tanto vita redazionale nel, nel mondo editoriale. Però, perché scegli a, in quella città del nord, all'inizio degli anni Ottanta, che cos'è che ti ha guidato a un certo punto a mettere a fuoco, per esempio, la figura di Minaudo, di Coboldo, oppure di Nico Quel, che già avevamo conosciuto, è un giovane eh, appunto che lavora nell'editoria, in questo caso, che poi. Come dire, si ricollega a un personaggio, Nanni, che avevamo conosciuto nell'altro libro. Ma insomma, che cos'è che ti diceva quel mondo come porta d'accesso a qualcosa di più complesso che sono i desideri in rapporto a un luogo, a un tempo storico, non determinato in termini di archiviazione della memoria ma molto riconoscibile? Cioè, perché hai sentito che lì potevi trovare qualcosa di interessante per te, per il tuo progetto complessivo? Ma ci sono varie ragioni, la prima delle quali è che di fatto io poche volte ho partecipato nella mia vita, che ho lavorato, ma ho lavorato sempre in ambiti, in ambienti molto diversi tra loro e non ho quasi mai conosciuto l'ufficio, tranne che nelle case editrici, perché qualche volta ho partecipato. Quindi a questo tipo di comunità che adesso pare si stia dissolvendo e che non esisterà più. Tra in pochi anni, grazie a, a, a quella cosa che io pregherei di non chiamare smart working perché eh, diciamo, reca con sé implicito il giudizio che se invece lavori in fabbrica o in officina o insieme ad altre persone sei un coglione. Eh, quindi leverei lo smart e ci metterei home o dis distance o non so, qualcosa del genere. Quindi l'ufficio forse è qualcosa che mh, dei lettori da tra 50 anni dovranno bene capire cosa, di cosa si trattasse, che convergessero tutti insieme in un luogo e avessero questi rapporti. L'ufficio è, è mh, un perfetto contenitore di rapporti umani, di desideri, di, di invidie, di, di amicizie, di amori e così via. Quindi mh, in, in questo libro ci sono alcune di queste ci sono occasioni in cui la festa di cui parlavo prima, di cui parlavamo prima no? di cui si, si mettono insieme un tot di persone le puoi fare parlare, le puoi fare puoi capire che i rapporti ci sono tra di loro è affascinante questo, io di fatto l'unico che ho conosciuto è quello dell'editoria quindi non avevo altri mondi di quel tipo da descrivere, secondo perché l'editoria ha di, di molto particolare e tenete conto del fatto che nell'epoca in cui si svolge questa storia l'editoria era a Milano non è che, Sì, a parte l'Enaudio, a parte qualche altra mh, la a Palermo e così via però di fatto gli editori, mh, Milano uguale editoria quindi quello che era un giovane apprendista letterato come ero io vedeva Milano anche come il luogo dove si andava a certe volte facendo proprio delle spedizioni come Totò e Peppino arrivando a Milano con le stesse mh, diciamo così Desiderio eh, di conquista, e di eh, curiosità e anche un po' di timore: l'editoria è di fatto l'unico vero e eh, contraddittorio, ma per questo interessante, punto di contatto tra l'industria e la cultura non sono i musei, non, se, non è il cinema, non è questo, non è quest'altro, no, è l'unico posto dove si, si fanno dei prodotti de commerciali, quali i libri sono, che sono dunque degli articoli merceologici, ma al tempo stesso sono anche un'altra cosa. Quindi ogni casa editrice con percentuali diverse, però eh, riveste entrambi i ruoli, per, non, per tacere di quello sociale. Quindi una casa editrice è contemporaneamente tutte queste cose insieme. Quindi chi ci lavora dentro... Eh, può avere appunto spesso porsi la domanda del cos'è che sto realmente facendo? Sto facendo i soldi, sto guadagnando, sto facendo la mia carriera, sto promuovendo un'ideologia oppure un'ideologia della letteratura, sto aiutando il mio paese, sto vendendo bulloni, perché in definitiva in alcuni momenti si può pensare che non ci sia poi molto di diverso da quello di vendere un qualsiasi altro prodotto merceologico. Quindi in una città come Milano l'editoria è veramente... Altamente simbolica di questa non ambiguità, di questo carattere anfibio. Ehm, e poi c'è questo fatto che, ehm, come per i vari personaggi che popolano questa casa editrice, c'era una grande occasione di creazione eh, letteraria, ehm, di creazione, di adattamento, come spesso si fa, quando si, almeno io faccio quando scrivo, di ehm, figure magari conosciute. Che con una torsione, con, aggiungendovi o levando i particolari, potevano diventare figure di libro. Quindi, alla base di alcuni di questi personaggi ci sono persone reali che lavoravano per lo più visto che si tratta di quegli anni nelle case editrici, però poi hanno preso ognuno la propria strada. E poi ultima cosa, ci sono un paio di libri, almeno da me amati, che mi sono molto divertito, che, libri divertenti. Quindi, forse, se c'è un aspetto divertente in queste storie di case editrice, vengono dall'influenza dal, dall di questi libri e cioè i libri di Luciano Bianciardi in particolare La vita agra e, um, e quel diciamo sottovalutato libro di Parisi che si chiama Il padrone ehm, sulla figura del, del quale il, il mio personaggio Minaudo è un po' anche eh, ricalcato cioè quando le case editrici Avevano un padrone, uno chiaro. Lui, poi nel tempo le case editrici, un po' per accorpamenti, un po' per crescita, è, è sempre stato sempre più difficile capire chi realmente comandasse, chi decidesse, no? perché c'è stata una parcellizzazione del, del potere o della proprietà. Invece, quando ancora c'era la casa editrice, che era del, appunto, come lo chiama? Parise, ironicamente, ma in realtà ironicamente per niente, perché era proprio il padrone, quello che nel romanzo di Parise obbliga tutti i suoi dipendenti a farsi l'iniezione di ricostituente ogni mattina, per cui loro devono arrivare lì e siamo nel grottesco, io non, non arrivo a quel punto, tutti quanti entrando esattamente come adesso ti misurano la febbre e dalle cose si devono inchinare il portiere della casa editrice gli abbassa i pantaloni e si devono fare perché eh, il padrone vuole che i suoi dipendenti siano in forma. Minaudo diciamo appunto è il padrone a questo punto lo possiamo definire così che ha una sua capacità rabdomantica di capire i libri senza qualche volta leggerli si fa sfilare davanti una dozzina di copertine e dice la voce narrante poi sceglie quella più prevedibile più scontata c'è un, una sua diciamo legge interna che gli fa prendere delle decisioni talvolta in un modo quasi da, da divinità stizzosa no? perché anche questo è un po' la fisionomia di, di Minaudo e dietro non ci leggerei troppe commissioni tra editori reali, mi sembra appunto più interessante diciamo così, la figura dell'editore con la E maiuscola, eh, che si circonda di collaboratori di appunto un direttore editoriale che è il nostro eh, coboldo. Personaggio, ripeto, su cui mi piacerebbe tu dicessi qualcosa perché è veramente affascinante. Ripeto, col suo carico di, di, di frustrazione, talvolta di rabbia, però riesce anche a commuoversi improvvisamente, come succede quando una giovane che durante una riunione editoriale dice una cosa che lui ritiene assolutamente tra, trascurabile di per sé, già è passato al punto successivo della riunione mentalmente, però li coglie come un lampo di giovinezza e c'è un momento in cui sentiamo proprio la sua, la sua commozione, come se… Oh, non spoileriamo… Non eh, troppo, però, scusa, vabbè passare, mi fermo… No, scusate, eh, sì. se è già accaduto… Tro... Che che troppo, troppo… No, 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 no mi non... fermo, se vuoi… Perché... Mi fermo qua. No, no dico soltanto. Perché no, uno sa è un bellissimo articolo. Il primo articolo uscito sul libro era veramente ma Spoilerava troppo. Beh, spoilerava troppo, sul copoldo la cosa che. che non si cosa che dire. Succede nel libro dire. Eh, allora calo. basta, siamo sul limite. Quindi, in ogni caso, no, ma non avrei, non avrei spoilerato, ti assicuro, era soltanto il momento in cui si commuove e dice: Dove è finita la mia giovinezza. Ecco, questo ah, ecco, non è. Non mi ricordavo tranquillo. che ci fosse sì, questa sì, questo, questo si può dire, no? No, no. <ride> no? Mi commuoveva il fatto che lui, appunto, sente questa cosa, dice: Sì, sì, vabbè. Passa avanti, però quello slancio, quella temperatura emotiva lo, lo tocca nel profondo. Quindi è un personaggio, appunto, molto complesso. Come sono altri personaggi, però, è talmente affollato che mi piacerebbe più che descriverli uno ad uno, che sarebbe ridicolo per tante ragioni, un po' perché sono tanti, e un po' perché, poi magari verso il finale, arriviamo a, a, a questa forma di romanzo che stai definendo attraverso questi tasselli, perché mi interessa molto proprio il lavoro che stai facendo col romanzo da un punto di vista molto concreto di rapporto col romanzo, di dialettica, con le possibilità del romanzo. Ma un attimo prima mi fermerei invece sulla grande scena della festa, intesa come una cosa che proprio sta al centro del libro, nei fatti, è come se lo tagliasse quasi a metà, quasi esattamente a metà. Siamo in casa appunto di gente che sta bene, potremmo dire così, di una Milano che, non so se già all'epoca, ma forse poco dopo, ma chiamiamola sempre città del nord, ma che si sarebbe chiamata la... La Milano da bere, almeno per quanto riguarda Milano, con un'espressione convenzionale che ovvi ovviamente non viene evocata, ma che si illude, alimenta l'illusione di essere, oltre che la città della prassi, dell'ideologia, del realismo, probabilmente sghemba rispetto poi all'effettiva realtà delle cose, anche una città che appunto alimenta i suoi desideri, il suo benessere, la sua voglia di godersela in qualche modo. No? Allora, questa festa che si apre come una sorta di bandoneon, cioè una specie di strumento così ti piace come mai? cioè che si allarga la festa e ti dice molte cose su tutti i personaggi perché riusciamo a vederli in un colpo d'occhio tutti insieme. Quindi è... Io avrei detto fisarmonica più... Bandoneon però, però, è ancora meglio. Ti piace più, più, così, più esotico. Però a un certo punto noi vediamo tutti questi personaggi e c'è una verità che ci comunichi a un certo punto di questa festa che sono persone, lo dice naturalmente un personaggio in un virgolettato, che per paradosso potrebbero non essersi amiche, nessuna di loro, non c'è un amico dentro quella comunità però li vediamo tutti allora, ti piace, cioè, visto che appunto proprio in quell'articolo che citavi mi ha colpito il fatto che è stata assimilata non è che ti chiedo di confermare perché naturalmente è solo così una suggestione però secondo me è illuminante il pensare al romanzo appunto no? come una scena di ballo in un grande romanzo russo no? è, è, è divertente come, come accostamento benché i tempi siano diversi e i modi anche di racconto però che cosa succede in una grande scena di ballo di un romanzo di Tolstoi? che tu vedi i personaggi tutti insieme e soprattutto vedi una comunità, vedi i ruoli, vedi una sorta di, um, come dire, statistica anche sociologica, vedi che cosa significano quei desideri quando non sono detti. Allora, un po' ti chiederei come è costruita questa festa, ma soprattutto come nella festa poi si leggono i desideri, perché io credo che questo sia un po' un punto, una cosa che ti lancio come ultima suggestione che... Recentemente, a proposito della, della crisi sanitaria, uno degli scrittori più discussi eh, ha scritto un pezzo, Michel Houellebecq eh, che trovava assolutamente disdicevole, da par suo, il nostro accanirci in una discussione sugli aperitivi e sulle feste. E lo trovava affascinante questa sottolineatura, perché mi sembrava che dentro la festa o dentro l'aperitivo noi, in qualche modo, cercassimo di ricaricare i desideri, di capire come un personaggio dice a un certo punto a Irene che... Eh, una, una donna, giovane donna molto interessante, problematica in questo libro. Che cos'è che ti piace? Che cosa ti piace veramente? Cioè, Qual è il tuo vero desiderio? Ecco la festa e il desiderio. Ti, ti, ti direi, di, se vuoi, di, di raccontarci qualcosa intorno a questo, a questo nesso. Eh, sono sopraffatto dalle tue sollecitazioni perché sono talmente dense. Poi mi fanno accorgere, andando a vedere questo schiumino finale, che ho dimenticato un personaggio di mettercelo. nella mappa finale? Eh sì, sì. eh sì. Eh sì. Peccato perché l'ho fatta e rifatta 200 volte, mi sembra di averci <ride> messi tutti, ma Grazie. la seconda edizione possiamo aggiungere. Se non c'è lo spazio, bisognerebbe rifare tutto quanto. Vabbè, comunque, ehm, allora le mie risposte sono tutte sì, 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 a tutte le tue domande la risposta è sempre sì, perché avete, hai azzeccato, cioè hai, dici quello che io diciamo un po' più confusamente... Mh, Volevo fare il ballo ru ottocentesco russo, eh, soprattutto eh, una cosa che, siccome vediamo in questa festa, alcuni che prima avevamo visti, avevamo visti al lavoro, ecco, li vediamo in, nella loro seconda natura, quella quando si scatenano, Non so, per esempio, Alejandro Menas, il direttore del commerciale della casa editrice Minaudo, che abbiamo visto come uomo estremamente fino a un punto, a un certo punto pratico, mh, addirittura quasi. Feroce nella sua, nella sua fatticità, poi lo vediamo scatenarsi più di ogni altro ballerino e mos mostrando di essere tutto sudato, di essere, fare dei passi che nessuno osa, che i più giovani neanche osano imitare. Ecco, allora, eh, o Amelia Geno, la il capo ufficio stampa, che abbiamo visto in un certo modo durante la riunione editoriale, la rivedremo in, in, in libera uscita. Anche perché una delle caratteristiche ho visto di quella città rispetto a questa dove diciamo si stinge un po' di più il lavoro sul, nel non lavoro perché spesso non si riesce bene a distinguerli, invece quella è una città dove appunto arriva l'happy hour bang! e quindi quando, questa invenzione eh, che io, di cui vorrei anche in questo caso bandire l'uso del termine, perché sembra se no che le altre 23 sono unhappy <ride> e, e soprattutto cosa che mi sono, adesso mi viene in mente mi sono raccomandato con l'ufficio stampa di non usare Milano da bere vi prego, non usatela non, usate non mi piace, poi non ci siamo ancora nella no, Milano non ancora da no. bere, poi non mi ricordo era una pubblicità Milano da sì. bere no? Eh, Vabbè, no? ok, basta però, cioè nel senso che è stato qualcosa di più e di diverso che una cosa da bere come gli anni di piobbo, tutta sta roba forse sarebbe il caso di rinnovare il guardaroba delle nostre, delle nostre espressioni ehm, sì la festa, è, 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 la festa è, il, è il momento magico tu è io dentro di me pensavo alla fisarmonica no? cioè tu la puoi am ampliare la puoi. infatti ho lavorato molto su questo capitolo cercando di, 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 di vedere i momenti di espansione e di, di contrazione e facendo accadere dentro quel, quell'ambito, che diciamo, dal punto di vista narrativo forse è un po' strampalato, quella che è la cosa più importante della storia di Nico, di tutto questo libro, che è l'incontro con sua sorella, quindi l'incontro con la sua sorella perduta, ehm, quindi il momento diciamo, sentimentale per Nico più forte che avvenga dentro questo bailam, cioè che, che venga come dire, intervallato questo incontro. Dalla descrizione degli abiti dei partecipanti, da queste conversazioni senza capo né coda, da alcuni tentativi di rimorchio di alcuni personaggi su altri, dai balli de delle persone. E quindi venisse adesso lo sto pensando a posteriori, non era la mia idea, però è come una scena famosa del, di Madame Bovary in cui una dichiarazione d'amore di fatto. L'inizio dell'adulterio di de, 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 de Emma eh, avvenga sullo sfondo di una fiera agricola, per cui tu contemporaneamente alle frasi, diciamo così, sentimentali avrai sentirai quelli che dicono ed ecco la vacca che pesa 800 kg. Più o meno quello che succede in questa festa. Allora, e, e questo è proprio la, la, il bandone, cioè l'idea di poter. Anche, anche rispetto ai registri, cioè andare molto in alto, andare molto in basso, quindi ci sono anche dentro questo. E, e lo dice, mi sono accorto che il personaggio non, non l'ho messo nel disegnino finale perché è lui che tira fuori questa teoria. Ci sono anche delle barzellette, ci sono anche delle storielle, c'è cioè questa entusiasmante che ho voluto riportare esattamente come mi fu fatta una volta calcolo statistico su quante donne disponibili ci sono in una città fatto con un principio matematico ferreo per cui allora in questa città vivono un milione di abitanti mezzo milione sono donne allora escludiamo una su prendiamo una sola su dieci di queste donne quindi da 500.000 passiamo a 50.000 e, e poi poniamo che di queste donne non te ne piace una su dieci allora siamo scesi a 5.000 poniamo che tu non piaci a una su dieci, a, a, cioè, te, ne te ne piace una sola su dieci di queste? Siamo arrivati a 500. Ecco, allora facciamo sì anche che una sola su dieci non sia sposata, fidanzata, eccetera, eccetera. Ci sono 50 in questo momento, in questa città, ci sono 50 donne che ti amano, che tu ami, sì, certo, <ride> eh, cioè, andando è, così, è un ragionamento <ride> delirante. Ecco. Allora, ha una festa, questo Evio che purtroppo non, non è finito, che perché compare solo lì, che è, è l'uomo delle feste, eh, esiste. no? Tutti noi abbiamo conosciuto quello che arriva alle feste quando tu stai andando via e dici dove vai? Quello che ti porta alle feste, quello che cerca di avere tutti i numeri di telefono, e poi lì ha, ah, infatti, avrà anche il numero di telefono di Scilla B, la modella, la, la fidanzata, di, anche se lei glielo darà sbagliato. E vabbè. Evio è un personaggio che, anzi, sarebbe, la sua esistenza stessa è solo grazie alla festa, non potrebbe essere in un altro punto del libro, perché lui vive, anzi probabilmente, infatti dico che esiste un Evio universale, che in questo momento è in tutte le feste del mondo e, sta, e sta, sta, le sta animando, perché poi Evio porta anche allegria, è quello che riesce per esempio a prendere la padrona di casa che fino allora stava un po' sulle sue, portarla a ballare quando parte, adesso non mi ricordo qual è il pezzo parte un pezzo molto trascinante eh... ho risposto a tutto? sì, sì no, pensavo che ti volessi dire il pezzo trascinante, invece eh, non lo stavi posso cercare, no. mi posso Vabbè, quello poi lo, tu... lo troviamo, e Irene che hai citato la, la, la sorella perduta anche su questo magari non, non entriamo troppo È no? però effettivamente questo è, un è una specie di romanzo nel romanzo, ma sarebbe pure questa è un'espressione un po' imprecisa, perché è come fatto di romanzi nel romanzo questo romanzo. E la domanda che volevo farti, che in realtà completa anche un po' un ragionamento che si potrebbe fare per il precedente o per l'idea complessiva che hai di questi tre tasselli, è che tipo di officina c'è dietro a questo? Io lo trovo molto affascinante e molto misterioso qual è il disegno complessivo che tu forse già nella testa evidentemente hai, no? Però pensavo... Uno dei tratti fondamentali, chi ha letto anche il precedente lo, lo sa e può sentirlo, uno dei tra tratti che a me sembrano fondamentali è l'aspetto della conversazione dentro al romanzo, dentro a questi romanzi che stai scrivendo, il fatto che i personaggi parlino moltissimo e non è soltanto come magari adesso state pensando il dialogo, è una cosa un po' diversa, è la conversazione, il fatto che l'orecchio, diciamo così, dello scrittore ascolta i personaggi conversare e li lasci conversare anche molto a lungo al punto da... Dedur, lasciare al lettore la possibilità di dedurre delle cose dal loro conversare e in questo modo è diverso che un, un dialogo che spesso ha una funzione molto specifica, qualche volta le lunghe conversazioni di questi personaggi sembrano non avere una funzione specifica, se non quella di metterci nella condizione di ascoltarli e quindi di capirli, come se uno fosse appunto alla festa, a un certo punto si avvicina a due che stanno parlando e, e, e Albinati te li fa ascoltare, la domanda che è ovviamente in questo caso molto se vuoi secca è, è proprio che tipo di rapporto hai? Dopo che voi sapete, ha vinto il Premio Strega con un romanzo potente, maestoso come la, la scuola cattolica, non solo da un punto di vista di pagine, ma da un punto di vista di intensità, di, di lavoro che c'è stato dietro, di pagine anche tolte rispetto a quel monumento di, di pagine. Poi viene fuori questo romanzo per tasselli, tasselli comunque ampi che spostano. Per ora almeno abbiamo davanti questi due, spostano la scena, ci fanno ritrovare dei personaggi. E mi chiedo in generale, Edoardo, davvero in un modo come il più curioso possibile, che cosa significa in questo momento della tua, del tuo percorso di scrittore questo rapporto col romanzo, proprio col. Con le possibilità che il romanzo ti dà, perché, visto che abbiamo usato l'immagine della fisarmonica, mi sembra che tu stia lavorando tantissimo, e anche l'ho visto nel, nel precedente libro, sull'esplorare anche dentro come strutture le possibilità che il romanzo ti dà di aprire, di contrarre, di chiudere, di lasciare delle zone liriche, completamente liriche, delle altre zone in cui sentiamo le conversazioni di tutti, anche su più livelli. Cioè, mi sembra che ci sia come un lavoro molto interessante sulle architetture, sulle possibilità che il romanzo offre dopo aver fatto un gigantesco romanzo come la Scuola Cattolica. Dove uno potrebbe dire, forse lo scrittore lì era estenuato, e invece hai rimesso in circolo un'energia narrativa abbastanza impressionante. Eh, grazie, perché no. anch'io <ride> ero convinto di essere un uomo finito dopo, no. <ride> dopo la scuola cattolica. Invece, qualcosa. Beh, va detto che il romanzo è un genere molto generoso con noi, con noi che lo, che lo scriviamo, con noi che lo leggiamo, perché ci dà. Una talvolta quasi angosciante gamma di possibilità, e uno naturalmente se ne trova una diversa, un nuovo che non conosceva. Io non conoscevo questa modalità fino a poco tempo fa. Hai ragione, te, a dire: non sono dialoghi, e io non amo molto i dialoghi di servizio cosiddetti di servizio, cioè in cui un dialogo serve solo a, a raccontarci una cosa che il narratore non ci vuole raccontare lui, serve proprio come una specie di ascolto, eh, come si ascoltano le, mh, le intercettazioni telefoniche. Tra l'altro c'è un, un capitolo intero di questo libro che è fatto solo di telefonate. Ecco, la telefonata è mh, una forma molto interessante. Di conversazione, dove insomma, i, i due interlocutori non si vedono l'uno con l'altro. Talvolta per telefono si riescono a dire cose che non si direbbero ehm, faccia a faccia. E tu, tutte queste, tutto questo mh, verbiage, chiamiamolo così, ehm, è un'immensa un risorsa, è un immenso tesoro per uno scrittore. Se, se, lo sa opera, se, se ci si abbandona un po'. Eh, e se, lo sa operare, e se poi lo sa frenare da un'altra parte perché sennò ovviamente uno potrebbe riempire come sono le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche poi pagine e pagine di nulla mi era già successo nella scuola cattolica di trovare queste intercettazioni delle due cameriere una che lavorava a casa della mamma di Andrea Ghira e l'altra che lavorava a casa della zia di Andrea Ghira e, e io quando le ho lette sono rimasto allibito perché sembrava Ionesco più Beckett più eh, chi l'ha visto e, e ho dovuto in quel caso proprio tagli, tagliare un po' editare qua e là ma erano meravigliose erano meravigliose quindi esiste poi questa meraviglia del parlato del, che, che crea appunto che sempre sbanda da qualche parte, diventa un po' surreale oppure diventa assurdo, poi ritorna ai fatti. No? Cioè questa, io provo a inseguire questo, questa modalità ehm, perché, il lo, perché il romanzo lo permette, perché sei, sei come dire, autorizzato da questa forma ibrida che ti, ti dà slancio per molte cose. Il pezzo su cui la padrona di casa Evio trascina Vera Macchi è People Are People. Dei depressed mode, questo volevo ecco, che lo ritrovassi. Sì, eh, ehm, però, dice qua anche che. Um, il DJ aveva voluto cambiare atmosfera e ritmo con The Metro, Messages e People are People al cui richiamo Vera Macchi non seppe resistere anche perché Evio l'aveva presa per mano e come un folletto elettrizzato a saltelli la condusse, la condusse tra i danzatori lei ci, si sarebbe tuffata comunque anche da sola ma Evio ci teneva al suo ruolo di trascinatore Ecco, in un'immagine come questa riusciamo a dire abbastanza cose di, di tutti quanti e, però c'era un altro risvolto della tua domanda che adesso mi ha abbandonato Bomperto. vabbè lo ritroveremo da qualche altra parte De abbiamo ancora qualche minuto però invece per dire che questo ambiente dell'editoria da cui siamo entrati nella dimensione anche della festa e oltre la festa si allarga su altri ambienti. Abbiamo evocato le archistar, come si direbbe oggi, quindi abbiamo bandito da, da questo momento in poi due o tre espressioni, no? Milano da bere, eh, archistar, happy hour e anche smart working, però l'archistar sarebbero degli architetti, lì archistar antelitteram nei fatti molto esosi e molto benestanti che poi, come dire, ci aiutano a guardare il mondo, questo pezzo di mondo, anche da casa loro, così come accade per esempio per il mondo della moda, il mondo cosiddetto della moda, perché in effetti anche qua le membrane tra mondo e mondo poi a un certo punto diventano sottilissime, soprattutto nello spazio della festa perché quelle persone escono dai ruoli, perché appunto le conoscenze, le curiosità, no? li rendono tutti, se non sullo stesso piano, comunque un po' fuori dalle casacche che di solito indossano e questo il colpo d'occhio quindi è quello proprio veramente di, di strati sociali diversi, c'è poi questo troneggiante fabbricone anche che non abbiamo troppo esplorato, ma che è un tuo modo anche di raccontare che cosa vuol dire questa it Italia del appunto, finire degli anni 70, inizio anni 80, di una trasformazione effettiva del paesaggio urbano, quindi fabbriche che sembrano comunque votate alla a una lunghissima dismissione, una sorta di no, agonia che coincide con una lunghissima dismissione. Ma volevo finire su, su, su un punto, cioè tornare, tornare ai, ai desideri, perché questi desideri passano ovviamente per i corpi, c'è una scena bellissima, lunga scena, molto lunga, ambientata in piscina, che diventa come dentro un acquario, no? un modo di sentire i pensieri che facciamo mentre nuotiamo. Anche questo, io non, non l'avevo mai vista così: no? che quanto durano i pensieri che facciamo durante una vasca in piscina? E avendo avuto tempo, tempo molto, molto tempo fa, no? una, una certa frequentazione con le, con le piscine, eh, effettivamente tu hai trovato il modo per dirmi che cos'è, che se lo chiede il personaggio, che cos'è quel pensiero che facciamo, dura una vasca e poi a un certo punto scompare. Però lui guardando a se stesso dentro l'acqua, pensando ai suoi pensieri, guarda anche ai corpi intorno. E lì ho avuto proprio in un modo molto più netto la sensazione che fosse un libro anche sul rapporto tra i desideri e i corpi, che certo era pure un nucleo della scuola cattolica, è ovvio che era questo, ma in un modo ancora diverso, strano, soprattutto rispetto a un'espressione sulla quale vorrei appunto che ci dicessimo le ultime cose in questa, in questa conversazione. Lo spoiler di prima, che tu temevi, era impossibile perché ho fatto io un errore in realtà. Attribuivo a un personaggio, a Coboldo, una cosa che invece è di quel. Perché può succedere anche questo: che uno. Sentite questa parte che dice così. Non spoilera, non spoilera nulla se non la sua felicità istantanea. Quel provò una felicità istantanea all'intervento della Geno senza darlo a vedere, era commosso. Beh, non proprio commosso, ma quasi. Si sentì all'improvviso meno solo. O piuttosto, per la prima volta, forse dai tempi del collegio, capì quanto in realtà fosse solo, solo, sempre solo, totalmente solo, profondamente, radicalmente solo, perduto su un altro pianeta, il pianeta degli adulti. E non capiva come e perché ci fosse finito, perché la sua giovinezza lì si era renata, era di colpo terminata, la sua giovinezza. E l'adolescenza e l'infanzia, dove erano sparite? C'erano mai state, sua madre dov'era? E suo padre dov'era? E sua sorella Irene, dove erano andati tutti? Dove erano andati tutti quanti? Perché l'avevano lasciato da solo in quell'ufficio a lottare contro gli adulti? E per ottenere cosa? Visto che non gli importava niente di quello per cui stava lottando. Allora qua questa pensosa platea di teste di cazzo che a un certo punto lui evoca hanno a che fare col pianeta degli adulti, che mi è sembrata anche questa non espressione felicissima per dire qualcosa in cui lui si sente come trascinato, strattonato, perché è un uomo giovane ma che deve fare i conti col pianeta degli adulti. Lasciato solo nei fatti, e poi ritrovare la sorella significherà molto anche per questo, no? per, per trovarsi meno soli forse nel pianeta degli adulti. Però, sai, pensavo, e ti lascio questa ultima così piccola considerazione: nella scuola cattolica quei personaggi stavano appena prima del pianeta degli adulti, e quindi il rapporto tra i loro corpi e i loro desideri era come fuori dal pianeta degli adulti, non vedevano come una cosa che stava per arrivare. E invece, questi personaggi, come pure quelli del romanzo precedente, per certi versi, sono comunque in una sorta di costrittiva, coatta dialettica col mondo adulto, anche quando non sono anziani, quando non sono maturati del tutto. No? Questo cambia e devia, forse, si potrebbe dire, i desideri. In questo senso, voglio chiudere proprio che, su, sul fatto che tu. Sopra amore e ragione, che è il titolo complessivo, ci dici desideri deviati, come quelli erano cuori fanatici, no? quindi c'è uno studio molto attento del sostantivo e dell'aggettivo. Deviati, secondo te, Edoardo, in che senso? Cioè che cosa è che devia i desideri? Anche il nostro, appunto, la nostra dialettica col, nel pianeta degli adulti? Li deviamo da soli, ne veniamo deviati. Uno potrebbe dire: Leggi il romanzo proprio per, per darti questa risposta, no? Però se tu dovessi, e quindi te la, questa te la risparmio così passi alla successiva, però deviati secondo te, ecco, cioè, quel, vorrei che ce lo sottolineassi a modo tuo, un po' fuori dal romanzo, per poi appunto salutarci. Io, mentre tu parli, mi preparo una risposta. Ma questa risposta poi viene cancellata dall'ulteriore, quindi avevo delle belle risposte per le tue sollecitazioni precedenti. Deside sul desiderio deviato, è, eh, non è che i desideri deviati di que sono quelli di questi personaggi. Il desiderio, in quanto tale, è forse allora, deviante, o comunque non è deviante, ma devia perché quasi mai ehm, ottiene ciò che desiderava. Perché in, per sua natura è impreciso, stinge, eh, può, può indirizzarsi su qualcosa o qualcuno e ottenere, raggiungere qualcosa o qualcun altro. Eh, è un po', diciamo, la, adesso un po', un po' in modo megalomane, con riferimenti così elevati, è un po' il, il graal del, del, delle storie. Cioè tutti sono. In, alla ricerca di, di, un, di una certa cosa che fra l'altro non si sa esattamente cosa sia, dove sia e nel frattempo nel corso della sua quest, della sua ricerca, troverà qualcosa d'altro, troverà altre cose, altre persone. Quindi è, questa è la risposta alla, alla, tua, alla tua ultima sollecitazione, non, non è per, per la sua morbosità o, o, la sua, o lo suo... non si tratta di, di scacco, di fallimento, cioè volevo... Volevo un obiettivo e ne ho raggiunto un altro, non ho raggiunto quello che volevo. È un po' quello che si diceva in un, un aforismo, in un paradosso, che diceva che noi scagliamo prima la freccia, poi quello che colpiamo, diciamo che era il bersaglio a cui avevamo mirato. Noi normalmente miravamo un po' così alla cieca tutti questi personaggi. Dico più di tutti, ma anche gli altri non sanno esattamente che cosa vogliono, che cosa desiderano, hanno dei desideri molto, molto, molto ampi. Poi ciascuno di loro incontra un destino eh, che, che lo ricompensa o lo punisce, ma comunque che era probabilmente il suo. Ehm... Um, le altre cose pure erano bellissime che hai detto, ma, ma mi, come dice Dante da qualche parte, quando un pensiero si affolla sul, sul seguente lo soffoca. E quindi c'era un'altra cosa che io hai detto, scusa, non ti voglio far ripetere, sono un po' rimbambito, ma che era mh, relativa a. Vedi, boh, eh, te che si affollano ehm. i pensieri e quindi a no, sì, un certo punto li, la, la, li perdiamo. La tua foga è, no, è perché persucci. questo è un libro come capite, che poi uno si mette lì. Alle, infatti, voglio chiudere con una frase sempre del libro: ma è vero che ti sollecita continuamente, costantemente. Quando anche appunto eh, Michele Rossi, che, che lavora in Rizzoli da, da tanto tempo, mi chiedeva: No, che cosa come ti è sembrato? No? E dicevo. Ti perché quella tua energia costringe me, il lettore, a, fa a farmene carico in qualche modo, quindi c'è un'energia di pensiero e di corpi in ah, movimento sì, corpi, continuo no, la piscina, ah, Ecco, forse era ecco, il corpo la, la piscina: la piscina sì. i corpi, ecco così, che, che è molto presente. Beh, questo punto: sì, eh. sì, sì, perché è un, un esperimento. Allora, io penso di essere uno scrittore, posso dirlo perché è quasi una bestemmia dirlo e uno dovrebbe nascondere: uno scrittore sperimentale, ma non nel senso che scrivo cose incomprensibili, che provo a vedere quali sono. Gli estremi della possibilità romanzesca. Allora, un'occasione come il nuoto in piscina è una for formidabile, almeno io ce l'ho messa tutta per dare quella sens sensazione che al tempo stesso è sonnambolica, perché tu stai facendo? stai facendo un esercizio fisico, sei immerso in un elemento che non è il tuo, eppure questo elemento ti accoglie e alla lunga, dopo mezzo aereo, ti affatica fino quasi allo sfinimento, ma nel frattempo intorno a te questo luogo è popolato da altre figure che sono mitologiche per il semplice fatto che tu le vedi in una forma come non le potresti vedere mai. E c'è una scena di quel capitolo, strepitosa, me lo dico da solo, ma è strepitosa, che è quella dell'acqua gym. Quando il nuotatore passa e ripassa e ripassa mentre nelle corsie accanto stanno facendo l'acqua gym, che è uno spettacolo mh, insuperabile, soprattutto quando poi alzi la testa fuori dall'acqua e vedi a chi appartengono quelle metà che hai visto oscenamente contorcersi sott'acqua. E il fatto oscenamente, o anche meravigliosamente, perché possono anche sembrare del, degli animali marini, dei, dei trichecchi, non lo so. E scopri che non si corrispondono mai il sopra al sotto, come appunto dei centauri, cioè in realtà, quando vedi il sopra, dici: Ah, ma è, è la stessa persona che, che ho visto perché quei gesti, eh, lo, lo dice Nico mentre li osserva, assomigliano poi se presi un po' a rallentatore come sono sempre sott'acqua ha dei gesti sconci sembra che uno stia facendo vabbè non voglio dire che cosa perché scritto si può dire oralmente mi scoccia di usare del turpiloquio però corrispondono ad atti osceni di, di vario tipo e, e poi tu vedi che sopra quando vedi il sopra vedi una signora dei parioli che, con la cuffia e dici ma è lei che sott'acqua sta <ride> Dimenandosi <ride> come una baccante, sì, e questo, eh, questo può avvenire solo. In una... Grazie, è vero. C'è cioè un vecchio perché erano quasi, quasi sempre sono, sono donne, però talvolta ci sono questi vecchi che fanno gli stessi movimenti. Più lentamente come se stessero esalando l'ultimo sospiro l'ultimo respiro. Quindi è una. E il, nuot il nobile nuotatore guarda tutto questo con un po' di un po' di distacco e anche un po' di, di spregio. Però, vedi, il tema è sempre alzare la testa in qualche modo, alzare gli occhi, perché questo poi ci dà una visione complessiva. E la frase con cui volevo chiudere era questa: c'è cioè una conversazione tra Coboldo e un altro personaggio l'altro personaggio dice stavo leggiucchiando, niente che non si possa interrompere, la lettura è fatta per essere sospesa, e poi ecco la frase, il senso di un libro è appunto quella cosa che si afferra alzando gli occhi dal libro. E questo mi è sembrato anche questa no, molto suggestiva come verità, perché anche questa non l'avevo mai messa a fuoco, che quando facciamo quel gesto lì, alziamo per un attimo, certo possiamo essere interrotti da molte cose, ma se pensate alla vostra vita di lettori, i momenti in cui il libro ha manifestato la sua rivelazione, è il momento in cui tu alzi gli occhi dal libro. E questo forse no, anche questo libro ti costringe ogni tanto, anzi abbastanza frequentemente, ad alzare gli occhi e poi ti, ti rituffi, rientri, no? E quindi in quella dinamica che adesso abbiamo così un po' evidenziato con la, con la cosa natatoria, in realtà c'è un movimento che il lettore, che tu costringi eh, il lettore a fare, cioè a tuffarsi e poi alzare gli occhi. E quando alzi gli occhi c'è questa verità che improvvisamente si rivela. Edoardo Albinati, desideri deviati, Rizzoli, grazie per essere stati. Qua, a insieme. Grazie, grazie Paolo.